Ciao ragazzi, bentornati sulla mia scrivania. In questo video vi spiegherò come realizzare questa creazione in 3D, ovvero un cavalluccio a dondolo, come potete vedere. Spero che l'idea vi piaccia e vi lascio al tutorial. Ciao! Per realizzarlo ci servirà la base rotonda per perline AMA Beads della misura MIDI, ovvero quelle da 0,5 cm di diametro esterno e altezza. E questo tipo di perline le ho utilizzate solamente per realizzare questa parte, ovvero i due archetti che si trovano alla base. Quindi ovviamente ci servirà un colore o due colori di queste perline della misura MIDI. Poi ci servirà la base quadrata per perline AMA Beads mini invece, ovvero quelle più piccole, da 2,5 mm di diametro esterno e altezza, che ho utilizzato per realizzare la sagoma del cavallo. Le perline più piccole, le mini, le ho utilizzate in questi colori, quindi il blu, il rosso, il nero e il marrone chiaro, ma volendo potete utilizzare i colori che più vi piacciono. Poi ci serviranno delle pinzette per aiutarci a posizionare le perline sulle basi, ci servirà un foglio di carta da forno come questo, la pistola per la colla a caldo e il ferro da stiro. Andiamo a realizzare questa parte. Ci servirà la base quadrata per perline AMA Beads della misura mini, quindi le più piccole, da 2,5 mm di diametro esterno e altezza. E poi ci serviranno le perline, ovviamente. Io le ho utilizzate in questi colori, quindi il rosso, il marrone chiaro, il nero e il blu, ma potete utilizzare i colori che preferite. Iniziamo subito inserendo una perlina rossa. Poi ci spostiamo di una posizione verso il basso e verso sinistra ed inseriamo due perline rosse e poi una nera. Ci spostiamo di una posizione verso il basso ed inseriamo due perline rosse e una nera. Poi una marrone chiaro e una nera. Ci spostiamo di una posizione verso il basso ed inseriamo 3 perline rosse e poi 3 perline marrone chiaro. Ci spostiamo di una posizione verso il basso e verso sinistra ed inseriamo 4 perline rosse e una nera. Poi 2 marrone chiaro e una nera. Ci spostiamo di una posizione verso il basso e verso sinistra ed inseriamo 5 perline rosse e una nera. Poi 4 marroni. Ci spostiamo di una posizione verso il basso e verso sinistra ed inseriamo 6 perline rosse e una nera. Poi 3 marrone chiaro e una nera. Ci spostiamo di una posizione verso il basso ed inseriamo 6 perline rosse e una nera. Poi 5 marroni. Ci spostiamo di una posizione verso il basso e verso sinistra ed inseriamo 6 perline rosse e una nera. Poi 2 marroni e una nera, altri 2 marroni e una nera. Ci spostiamo di un'altra posizione verso il basso e verso sinistra ed inseriamo 7 perline rosse e una nera. Poi una marrone e una nera. Infine 5 marroni. Ci spostiamo di una posizione verso il basso ed inseriamo 8 perline rosse e una nera. Poi 2 marroni, una nera e 3 marroni.
di nuovo una nera e poi ne inseriamo 7 blu. Ripartiamo da questo punto ed inseriamo 4 perline rosse. Saltiamo due spazi ed inseriamo altre due perline rosse e poi una nera. Una marrone, una nera e 3 marroni. Una nera e 8 blu. Poi una nera, una rossa e 2 marroni. Di nuovo una nera e 2 marroni. Di nuovo una nera e 3 marroni. Ripartiamo da questo punto, ci spostiamo di una posizione verso il basso e verso destra ed inseriamo 2 perline rosse. Saltiamo 4 spazi ed inseriamo una perlina rossa e 2 nere. Poi 3 marroni e una nera. Ripartiamo da questa perlina rossa, ci spostiamo di una posizione verso il basso ed inseriamo 2 perline rosse e una nera. 2 marroni e una nera. Ci spostiamo di un'altra posizione verso il basso ed inseriamo 2 perline rosse e 3 perline nere. Ci spostiamo di un'altra posizione verso il basso ed inseriamo 3 perline rosse e una perlina nera. Ci spostiamo di un'altra posizione verso il basso ed inseriamo 2 perline rosse e una nera. Ci spostiamo di un'altra posizione verso il basso ed inseriamo una perlina rossa e una perlina nera. Ci spostiamo di un'altra posizione verso il basso ed inseriamo solo una perlina nera. Ci spostiamo di un'altra posizione verso il basso ed inseriamo 2 perline blu. Ci spostiamo di un'altra posizione verso il basso ed inseriamo una perlina blu e una perlina nera. Continuiamo su questa fila in orizzontale ed inseriamo 4 perline rosse. Poi una nera e 2 rosse. Una nera, una blu e una nera. 2 rosse e una nera. Poi 6 rosse. Arrivati a questo punto, ci spostiamo in verticale verso l'alto ed inseriamo altre 5 perline rosse. Poi, partendo da questo punto, ci spostiamo di una posizione verso sinistra ed inseriamo una perlina rossa e poi altre 2 rosse sopra a questa che abbiamo appena inserito. Poi, sempre continuando su questa fila in verticale, andiamo ad inserire l'ultima perlina, che sarà una perlina nera. Ora ripartiamo da questa seconda perlina che abbiamo inserito in orizzontale e che è una perlina nera. Ci spostiamo in diagonale in questo modo, inserendo altre 6 perline nere. Ora, partendo da questa penultima perlina nera che abbiamo inserito, ci spostiamo in orizzontale su questa fila quindi ed inseriamo 7 perline nere. Poi da qui ci spostiamo in diagonale e andiamo ad inserire altre 3 perline nere. In questo modo. Andiamo a riempire quest'area utilizzando le perline blu. Arrivati a questo punto, ripartiamo da questa perlina nera che si trova sulla fila orizzontale
Inseriamo altre due perline nere sopra, in questo modo. Poi prendiamo come riferimento la perlina nera successiva e ci spostiamo in verticale verso l'alto, inserendo altre perline nere fino ad arrivare a queste perline nere che abbiamo inserito precedentemente. Quindi abbiamo inserito 4 perline nere. Ora ci spostiamo su questa perlina nera che si trova dopo la perlina blu e ne andiamo ad inserire altre 4 nere in verticale. Ora riempiamo questo spazio utilizzando le perline blu, quindi ne dovremo inserire 4. In questo modo. Ripartiamo da questa perlina nera. Ne inseriamo altre 3 in verticale sopra ad essa. Poi partendo da questo punto ne inseriamo 2 in diagonale. In questo modo. Riempiamo queste due parti, quindi sia quest'area che quest'altra, utilizzando le perline rosse. Ed ecco il risultato, non ci resta che completare la coda. Quindi partiamo da questa prima perlina color marrone chiaro che abbiamo inserito in questo punto e ci spostiamo in diagonale inserendo altre 3 perline marroni. Arrivati a questo punto ci spostiamo in orizzontale verso destra ed inseriamo altre 3 perline marroni. Poi ci spostiamo in diagonale verso il basso ed inseriamo altre 2 perline marroni. Qui avevamo già inserito una perlina marrone chiaro. Continuiamo a spostarci in verticale verso il basso, inserendo altre 4 perline marroni. Poi ci spostiamo di una posizione verso destra e di due posizioni verso il basso, prendendo come riferimento questa prima perlina delle 6 che abbiamo inserito in verticale ed inseriamo altre 2 perline marroni. Quindi una in questo punto e una subito sotto. Ripartiamo da questo punto, ci spostiamo di una posizione verso sinistra ed inseriamo una perlina marrone. Poi ne andiamo ad inserire altre 4 sotto a quest'ultima che abbiamo appena inserito. Poi ci spostiamo di una posizione verso il basso e verso destra ed inseriamo un'altra perlina marrone. Ripartiamo da questo punto. Come potrete notare, abbiamo già inserito 2 perline nere in diagonale. Ci spostiamo di un'altra posizione verso l'alto e verso destra ed inseriamo un'altra perlina nera. Quindi in totale ne abbiamo 3 in diagonale. Qui invece ne abbiamo una singola nera. Ne andiamo ad inserire un'altra nera subito sotto. Poi ci spostiamo di una posizione verso il basso e verso destra e ne inseriamo altre 7 nere in verticale. Poi ci spostiamo di una posizione verso il basso e verso destra ed inseriamo un'altra perlina nera in questo punto. Ci spostiamo di un'altra posizione verso il basso e verso destra ed inseriamo l'ultima perlina nera in questo punto. Ripartiamo da qui, quindi sempre da questa perlina nera. Ne inseriamo una marrone accanto sulla stessa fila in orizzontale. Poi ne inseriamo altre 3 in diagonale, spostandoci verso il basso. Ripartiamo da qui e inseriamo 4 perline marroni in verticale e poi 2 in diagonale, spostandoci verso il basso e verso destra. In questo modo. Non ci resta che riempire queste zone che sono rimaste vuote utilizzando sempre le perline marroni. Ed ecco il risultato. Andiamo a stirarlo. Quindi prendiamo il foglio di carta da forno e lo posizioniamo in questo modo sopra al nostro schema, facendo attenzione a non spostare le perline che abbiamo appena posizionato. Poi accendiamo il ferro da stiro a una temperatura media e lo passiamo sopra le perline. Vi ricordo che le perline mini sono davvero molto piccole e hanno bisogno di pochissimi secondi per sciogliersi.
Stacchiamo la creazione dalla base e la andiamo a stirare anche dall'altro lato, mettendo sempre il foglio di carta da forno fra le perline e il ferro da stiro. A questo punto lasciamo raffreddare per qualche minuto la nostra creazione sotto a un peso, in questo modo rimarrà bella piatta e non si incurverà. Ed ecco il risultato. Vi consiglio di ripetere questo schema per almeno altre due volte, come ho fatto io, per avere un po' di spessore. A questo punto ripetiamo un'altra volta lo schema che vi ho spiegato precedentemente, però non realizziamo la coda in questo punto, ma andiamo a realizzare le due zampe del cavallo. Quindi partiamo da questa perlina blu, che si trova all'inizio di questa fila in orizzontale. Ci spostiamo di una posizione verso il basso e verso destra ed andiamo ad inserire in verticale 11 perline rosse. Poi ci spostiamo di una posizione verso il basso e verso destra ed inseriamo due perline rosse e una perlina nera in orizzontale. Ora ripartiamo da questa perlina nera e andiamo ad inserire 8 perline nere in verticale. Poi ci spostiamo di una posizione verso l'alto e verso destra e andiamo ad inserire altre 3 perline nere in verticale. Riempiamo quest'area utilizzando le perline rosse. Ed ecco il risultato. Ripartiamo da questo punto, ovvero da quest'ultima perlina rossa che si trova su questa fila di perline che abbiamo disposto in orizzontale. Andiamo ad inserire una perlina rossa singola in questo punto. Poi ci spostiamo di una posizione verso il basso e verso sinistra ed inseriamo altre 10 perline rosse in verticale. Poi ci spostiamo di una posizione verso il basso e verso sinistra ed inseriamo 2 perline rosse e poi una perlina nera in orizzontale spostandoci verso sinistra. Ripartiamo da questa perlina nera e andiamo ad inserire altre 8 perline nere in verticale. Poi ci spostiamo di una posizione verso l'alto e verso sinistra e andiamo ad inserire altre 3 perline nere in verticale. Ora riempiamo quest'area utilizzando le perline rosse. Ed ecco il risultato, andiamo a stirare anche questa parte. Ed ecco il risultato. Andiamo a realizzare un'altra parte identica a questa. Ora prendiamo la base a cerchio. Se avete una base come la mia, che è da 15 cm, sul bordo ci sarà un triangolino. Partiamo proprio da questo punto per inserire le perline. Quindi prendo una perlina di questo marroncino e la vado ad inserire in questo punto, sopra il triangolino. Poi vado ad inserire un'altra perlina marrone subito sopra. Ora riparto da questo punto, mi sposto verso destra ed inserisco 7 perline marroni, poi una blu e di nuovo una marrone. E ripeto questa sequenza anche a sinistra, quindi vado ad inserire 7 perline marroni, una blu e una marrone. In questo modo. Ora prendiamo come riferimento questa seconda perlina marrone che abbiamo inserito all'inizio e che si trova al centro dell'archetto. E appunto partendo da questo punto ci dobbiamo spostare verso destra ed inserire 6 perline marroni, una blu e di nuovo una marrone. In questo modo. E poi ripetiamo questa sequenza spostandoci verso sinistra. Quindi inseriamo sempre prima 6 perline marroni, poi una blu e di nuovo una marrone. Ed ecco il risultato. La base del nostro dondolo è completa, non ci resta che stirarla. Ed ecco il risultato. Ripetiamo questo schema un'altra volta perché dovremo avere due parti identiche.
Quindi una volta che abbiamo realizzato tutte queste parti, non ci resta che incollarle. Ricapitolando, abbiamo realizzato queste due parti con le zampe, poi tre parti con la coda che andranno all'interno del lavoro. Vi consiglio di realizzarne almeno tre, ma se ne volete realizzare di più è anche meglio perché daremo più spessore al nostro cavallo a dondolo e si terrà in piedi anche più facilmente. Queste parti che vi ho appena descritto le abbiamo realizzate utilizzando le perline più piccole, ovvero le Ama Beads della misura mini, quelle che misurano 2,5 mm di diametro esterno e altezza. Poi invece abbiamo realizzato queste due parti, questi due archetti, utilizzando le perline più grandi, quindi le Ama Beads midi, quelle che misurano 0,5 cm di diametro esterno e altezza. Iniziamo ad incollare queste tre parti identiche fra di loro utilizzando la colla a caldo. Ora mettiamo da parte questa prima parte e andiamo ad incollare questa parte del cavallo senza la coda ma con le zampe sull'archetto. Contiamo 4 perline sia da questa estremità che da quest'altra e andiamo a mettere un po' di colla. In questo modo. Ora prendiamo le altre due parti e le incolliamo da quest'altro verso. Contiamo sempre 4 perline qui sul bordo, mettiamo un po' di colla anche in quest'altro punto e andiamo ad incollare il nostro cavallino. Ora prendiamo questa parte, la posiamo in questa posizione, quindi il cavallino deve trovarsi all'interno dell'archetto. Mettiamo un po' di colla, sovrapponiamo questa parte e mettiamo un altro po' di colla su tutta la superficie, ad eccezione della coda, ed incolliamo anche quest'ultima parte. Il risultato. Se volete, potete abbellire ulteriormente la creazione utilizzando degli occhietti come questi. Io invece lo lascerò così perché mi piace di più. Ragazzi, il tutorial è terminato. Spero che questa idea vi sia piaciuta e che la realizzerete. Ci sentiamo al prossimo video. Ciao!